avevano un impero, finiranno per essere isolati e soli. Con grande presunzione e probabilità, entro il 2025, quello che era una volta il Regno Unito, vale a dire l'unione di quattro nazioni sotto la corona inglese, si smembrerà. Lo ha fatto comprendere un recente sondaggio che ha effettuato il Sunday Times in merito alla probabilità molto elevata che si avrà nei prossimi anni da parte dell'Irlanda del Nord e della Scozia di rendersi indipendenti dal governo di Londra. Nello specifico, la Scozia ormai ha un sentiment molto elevato. Si sa per certo che si ritornerà a votare per esprimere un voto di indipendenza nei confronti del Regno Unito. Hanno tutti gli interessi economici che in questo momento sono sotto scacco in conseguenza della Brexit. Pertanto la Scozia voterà per uscire dal Regno Unito e ritornare all'interno dell'Unione Europea. Il sentiment popolare è veramente molto forte, siamo prossimi al 48-49%, ma ci sono dai 10 ai 15 punti percentuali di voto relativamente agli indecisi. Ma molto più interessante quello che è emerso dal recente sondaggio del Sunday Times è anche quello che si può percepire nel Northern Ireland, vale a dire nell'Irlanda del Nord, che vuole unirsi all'Irlanda e quindi sostanzialmente Belfast abbandonare la sottomissione a Londra ed unirsi a Dublino in modo tale da diventare un'unica nazione coesa, compatta nei confronti del proprio potenziale di sviluppo economico. Ricordiamoci che tantissime società si sono appunto trasferite a Dublino, da Londra a Dublino in questi ultimi anni, proprio per far fronte alle problematiche che sarebbero poi intercorse con la Brexit una volta che quest'ultima sarebbe andata a regime. Ebbene, pertanto lo scenario continua a rendersi sempre più fosco e cupo per quanto concerne il Regno Unito, l'Inghilterra. Alla fine veramente rimarranno all'interno della corona solamente l'Inghilterra ed il Galles. Il Galles ha una bassissima propensione a staccarsi dalla corona e quindi continuare a rimanere tutto sommato unito, collegato al futuro dell'Inghilterra. Ovviamente il Galles ha tutta una serie di dinamiche dal punto di vista demografico e socio-economico e anche come potenziale economico che sono fortemente diverse rispetto a quelle del nord dell'Irlanda o soprattutto della Scozia. Pertanto da qui a 5 anni, 2025, non ci sarebbe niente di cui sorprendersi se avremo un'Irlanda che sarà unita sotto un unico tetto, pertanto non ci sarà più la divisione storica Irlanda del Nord e il resto dell'Irlanda, non avremo più due capitali per dirla da un altro punto di vista, ma ci sarà un'unica bandiera irlandese che sarà a Dublino e Belfast ritornerà ad essere una grande città irlandese, ma non più sotto l'egida inglese. Da questo punto di vista, provate a parlare con un irlandese, capirete anche a fronte di quello che è accaduto nei decenni passati, come questo tipo di scenario sia tutt'altro che non prevedibile. Invece la Scozia è quasi certo che abbandonerà il Regno Unito. Si tratta anche con l'attuale governo di riuscire a instradare il percorso che darà avvio all'indipendenza, un voto per l'indipendenza, anche in forza dell'elevato potenziale economico che esprime la Scozia attraverso le sue esportazioni, che ovviamente in questo momento vengono messe anche in profonda difficoltà per le conseguenze della Brexit. Come ho già detto all'interno di un'altra precedente clip, sarà un caso di studio nei prossimi anni. Faranno la fine della Grecia? La Grecia, se andiamo indietro
di 2000 anni fa, era il centro del mondo, lo stato, la nazione più potente, ricca militarmente, economicamente e anche culturalmente. Oggi, se andiamo ad analizzare quella che è diventata la Grecia, ci rendiamo conto che stiamo parlando letteralmente di due mondi completamente diversi. La stessa cosa accadrà appunto al Regno Unito. Una volta avevano, come vi ho detto in apertura della clip, una volta avevano un impero, si ritroveranno a gestirsi in casa tutte le loro beghe, inglesi da una parte e gallesi dall'altra, sotto l'egida della corona. Vi lascio come sempre in descrizione link esterni per andare a approfondire, leggere e analizzare quelli che sono poi gli esiti, i risultati di questo sondaggio che ha condotto recentemente il Sunday Times.